Spostiamoci ora a Urbino, dove è stato presentato il progetto Pedalo in sicurezza. Vediamo il servizio. Pedaliamo in sicurezza, un progetto che porterà all'interno delle scuole il mondo della bicicletta, fatto anche di tutto quell'aspetto appunto che riguarda la sicurezza stradale. Assolutamente sì, porteremo in 9 plessi scolastici dei 3 istituti comprensivi della zona, quindi il Pascoli, il Volponi e l'Anna Frank, i temi della sicurezza stradale, del rispetto ambientale, della conoscenza della bicicletta come mezzo sostenibile, come mezzo anche sportivo e di divertimento, e quindi poi ci sarà la conoscenza del mezzo e delle lezioni sulla guida. Progetto organizzato dalla scuola ciclismo WISP della provincia di Pesaro Urbino, che si chiama Pedalo Sicuro, e è realizzato col patrocinio e il contributo dei comuni di Urbino, Sasso Corvaro di Tore, Petriano e Monte Calvo in Foglia e diversi partner privati che hanno dato il loro supporto. E porteremo questo progetto nelle quarte e quinte elementari con una partecipazione di circa 400 bimbi. Anche a Monte Calvo in Foglia è arrivato questo progetto, un progetto importante per i bambini e i ragazzi del comune. Esatto, sì, abbiamo accolto subito con piacere questo progetto quando ci è stato proposto, perché effettivamente per i nostri ragazzi è molto importante. Uno, perché li incitiamo allo sport, alla vita all'aria aperta, all'uso della mobilità ecologica, ma anche perché questo sport comunque per i ragazzi è anche un'istruzione, perché impareranno anche il codice della strada e perciò imparano divertendosi. E per i ragazzi questa è la cosa più bella e più facile che gli si possa offrire. Questo progetto servirà a creare e rendere consapevoli i nuovi giovani, quindi i giovani, per uno sport sicuro, perché oltre ad insegnare ai giovani l'importanza dello sport, della bicicletta, in questo caso della bicicletta, ma soprattutto di praticare uno sport sicuro tenendo conto proprio anche del codice della strada, perché sarà, diciamo, un primo patentino rivolto ai ragazzi dove impareranno a pedalare in sicurezza. È anche un progetto che può permettere ai giovani di fare ciclismo non solo nelle aree tradizionali, nelle piste ciclabili, ma anche in sicurezza all'interno anche di percorsi natura, e quindi li apre all'interno, diciamo, visto che ne abbiamo tanti anche su Olle Cesane o anche da noi a Petriano, ne stiamo facendo qualcuno, a dei giri comunque turistici che possono coinvolgere dei percorsi natura. Assolutamente sì, è un progetto fondamentale perché ci permetterà di parlare di sicurezza sulle strade naturalmente, ma anche di conoscenza e valorizzazione del territorio attraverso i giovani alunni che saranno appunto i protagonisti di questi percorsi guidati dalle sapienti mani, anzi direi dalle sapienti ruote dei maestri di pedalo sicuro. Ecco, questo ci fa molto piacere, ci fa molto piacere perché siamo sicuri che il mezzo della bicicletta è un traino importante per il nostro territorio anche a livello di promozione turistico-sportiva. La WISP vicina allo sport per tutte le età, dai giovanissimi ai più grandi. In questo caso si parla di bicicletta, quelle che sono, diciamo, i valori di questa bicicletta, il valore aggiunto di questo sport. Il valore aggiunto di questo sport è sicuramente quello ambientale, a mio parere, che stringe un po' la mano, tra l'altro, all'Agenda 2030. E siamo molto, molto attenti a questo aspetto. Quest'anno, tra parentesi, abbiamo anche praticamente eliminato del tutto la tessera cartacea per passare all'app, altra dimostrazione dell'attenzione ambientale che la WISP sta mettendo nel proprio operato, nelle proprie politiche sportive. Ben venga questa iniziativa perché parla di biciclette, mezzo a impatto zero se parliamo di ambiente, e parla anche di educazione civica, perché troppo spesso vediamo persone adulte non rispettare la segnaletica stradale semplicemente perché sono in bicicletta. Ecco, facciamo passare questo messaggio, che un autotreno o una bicicletta devono rispettare la stessa segnaletica stradale. È veramente molto importante ed è un segno di civiltà.